Ultima puntata del nostro viaggio dedicato alle bellezze d'Abruzzo. Oggi siamo a Scafa tra ambiente, natura e territorio. Un folto pubblico ha partecipato al gran concerto di Umberto Tozzi a Sant'Omero, sul palco un vero mito della musica italiana. E buonasera alla cronaca in apertura di questa edizione, purtroppo con una tragedia che si è consumata questa mattina a Morrodoro, colpito da un fulmine che non gli ha lasciato scampo. Il tragico episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 10 a Morrodoro, in località Pagliare, dove ha perso la vita Alessandro Federicis di 70 anni. L'anziano è stato investito dal fulmine mentre si trovava nella propria campagna, intento a sistemare delle cassette di pomodoro. I sanitari del 118, prontamente intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso per arresto cardiocircolatorio. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo intanto ha concesso ai familiari il nulla osta per la sepoltura. Ha picchiato i genitori usando un manico di scopa, volendo avere da loro 20 euro, e poi li ha chiusi in camera da letto ed è uscita di casa. L'episodio si è verificato la scorsa settimana a Cepagatti, nel Pescarese, dove i carabinieri, su segnalazione dei genitori, hanno rintracciato e raggiunto la 22enne tossicodipendente e l'hanno segnalata alla procura. Nei suoi confronti è stata quindi emessa dal tribunale una misura cautelare in carcere e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile l'hanno tratta in arresto in queste ore. Il provvedimento è scattato a seguito delle violazioni delle prescrizioni imposte dall'obbligo di dimora a cui la ragazza era già stata sottoposta per episodi di estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni di genitori avvenuti proprio nel novembre dello scorso anno. Ancora cronaca, nonostante l'una fosse incinta all'ottavo mese e l'altra praticamente sulla soglia del parto, al nono mese due rom di 18 e 30 anni, domiciliati in un campo nomadi di Roma, hanno perpetrato un furto in un'abitazione di Giulianova dopo aver forzato la porta d'ingresso approfittando della momentanea assenza del proprietario che si era recato a fare la spesa. Dall'appartamento hanno rubato monili in oro e 1.500 euro in contanti. L'allarme ai carabinieri è scattato quasi subito grazie anche alle segnalazioni pervenute da alcuni vicini di casa del derubato. Raccolti gli elementi utili all'identificazione delle due donne fuggite a bordo di una Fiat Punto, i militari del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno rintracciato le donne e le hanno bloccate poco dopo per le vie del centro giugliese. E cambiamo argomento, adesso occupiamoci di ambiente. Torre del Cerrano, ce ne siamo occupati anche nelle edizioni precedenti del nostro telegiornale, ha ospitato nei giorni scorsi una serie di iniziative ed eventi che confermano l'attenzione sempre maggiore quindi che il parco marino riceve a livello locale e nazionale nel segno della valorizzazione e promozione sostenibile dell'area marina protetta. La più significativa per la causa benefica che prosegue e la grande adesione è stata proprio la manifestazione Walk of Life organizzata da Telethon per raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche. E come avete sentito dai titoli, ultima puntata, ultima tappa del nostro viaggio dedicato alle bellezze d'Abruzzo. Vi portiamo con le nostre telecamere a Scafa tra ambiente, natura e territorio. Vediamo. E la mano inquadrata ad indicarci una coppia che si gode il relax e la tranquillità in questo luogo a contatto con ambiente e natura. Di posti incantevoli come questi l'Abruzzo ne ha da vendere e dopo aver visitato il centro visite del fiume Tirino, altra tappa del nostro viaggio in un'altra meravigliosa località. Questa volta siamo a Scafa, in un altro scenario fantastico, dove però proviamo a fare un esperimento importante. Chiediamo al tecnico Diego Pasquarelli di abbassare l'audio musicale che accompagna questo servizio. Voi telespettatori provate a chiudere per un attimo gli occhi e rilassarvi un po'. Noi invece ci godiamo silenzio, natura a 360 gradi e fruscio dell'acqua. Thank you.
Sì, avete capito bene, ci troviamo nel parco territoriale attrezzato Sorgenti Sulfuree dell'Avino, una delle numerose aree naturalistiche protette dell'Abruzzo, terra dei parchi e regione verde d'Europa, istituito con la legge regionale nel 1987 e poi definitivamente approvato nel 1993, ha un'estensione di circa 40 ettari nel territorio di Scafa e gestito proprio dal comune di Scafa in collaborazione con la locale sezione di Legambiente. Si accede da un viottolo lungo circa un centinaio di metri, facilmente percorribile, che prende avvio dalla strada provinciale che da Scafa conduce a località De Contra. Non ci sono orari predefiniti di accesso, in quanto è un'area completamente libera, senza alcuna forma di recinzione. L'ingresso del parco si caratterizza da una vasta area verde, all'interno della quale trovano posto il prefabbricato di Legambiente, nel quale operano i volontari dell'associazione, una zona giochi per bambini e un'area picnic. Numerose altre aree picnic più piccole sono invece disseminate all'interno del parco vero e proprio. È caratterizzato anche da un gran numero di polle sorgive e di risorgenze d'acqua, con stagni, laghetti, canali e ruscelli, ma anche cascatelle e barriere che si intrecciano e si intersecano tra di loro. Ma ciò che sicuramente impressiona maggiormente il visitatore è proprio il colore azzurro turchese, quasi surreale delle acque, colore dato dalla presenza di solfati disciolti, non in quantità da permettere un utilizzo terapeutico delle stesse e di alghe che popolano il fondale. Di un certo interesse quindi anche il mulino seicentesco, attualmente in fase di ristrutturazione, le cui pale erano un tempo azionate dalla forza delle acque opportunamente convogliate. Dal punto di vista faunistico invece si possono incontrare uccelli d'acqua, tra i quali la gallinella d'acqua, l'usignolo di fiume, la ballerina gialla e tanti altri animali. Peccato, siamo arrivati anche al termine di questo secondo viaggio. Ringraziamenti doverosi allora in primis all'amico e collega operatore Fabio Iannotti, grande professionista della telecamera, e poi a Massimiliano Setta e Pio Di Francesco, che compongono un gruppo straordinario grazie al quale ci hanno permesso di toccare con mano queste meravigliose località proprio nella quarta edizione del Raduno SUV organizzato proprio dal gruppo Di Francesco di Montesilvano. A proposito, Massimiliano, grazie e aspettiamo con ansia la quinta edizione. Comunque ambiente, natura e territorio ci accompagneranno presto in altre avventure e in altri servizi, continuando a raccontare i più bei paesaggi che il nostro amato Abruzzo custodisce. E ricordatevi però che se avete bisogno di un po' di pace e di tranquillità, queste sono le mete turistiche scelte per voi per trascorrere una favolosa estate 2013. Con il settimanale torneremo a settembre. A voi tutti, a presto e buone vacanze. La pagina di cultura e spettacoli, i più grandi acrobati del mondo saranno protagonisti dell'ottava edizione del Festival Internazionale del Nuovo Circo denominato Funnambolica, in programma proprio a Pescara dal 1 al 7 luglio prossimi. La manifestazione dell'ente Manifestazioni Pescaresi è diretta da Raffaele De Ritis. Il festival inizia il 1 luglio al Teatro D'Annunzio con un'edizione tutta nuova del Gran Galà de Cirque. Al centro del programma e per la prima volta in Italia acrobati e trapezisti diplomati a livello internazionale. Ed ora musica con le splendide note di un mito della musica italiana, Umberto Tozzi, che si è esibito in un gran concerto a Sant'Omero. Vediamo.
Musica, divertimento e tanta allegria sono gli ingredienti portati sul palco da Umberto Tozzi, un vero e proprio mito della musica italiana, che si è esibito a Sant'Omero in un bel concerto, riproponendo vecchi e nuovi brani. Tra l'altro quest'estate l'artista torinese si esibirà 3 volte in Abruzzo, canterà infatti anche a Francavilla e Rivisondoli, tutto merito della grande richiesta da parte del pubblico che lo ama ancora molto ed è sempre lì che lo aspetta in ogni concerto. Con Si può dare di più, insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi conquistò il primo posto al Festival di Sanremo del 1987. Una curiosità, la voce guida di questa canzone era quella di Marco Masini. Il seme della futura collaborazione tra l'autore fiorentino e Tozzi era nell'aria, visto che anni dopo i due hanno realizzato insieme il CD Tozzi-Masini. Nel concerto di Sant'Omero quindi è stato possibile riascoltare le hit immortali di Umberto Tozzi come Ti amo, Tu, Gloria, Gli innamorati e Gli altri siamo noi. C'è stato anche spazio per Io muoio di te, il brano con il quale Umberto Tozzi ha vinto il Festival Bar del 1994. Insomma, si è chiusa per tutti una bella serata di musica e i fan erano lì ad aspettarlo come succede in ogni suo concerto. E per la pagina sportiva siamo al calcio, cresce la febbre per gli azzurri che domani sera saranno impegnati nella prima gara di questo Mondiale 2014 e il centro di Pescara si prepara proprio a vivere una notte di festa in occasione della prima gara Italia contro Inghilterra per Brasile 2014. Domani a partire dalle 19 nel cuore del naturale centro commerciale della città d'Annunziana, Piazza Salotto, Corso Umberto, Via Nicola Fabrizi, Via Regina Margherita, Viale Kennedy, Via Venezia, Via Firenze e Corso Vittorio Emanuele, appena recuperata prenderà il via la notte azzurra. Cosa succederà? Beh, è facile immaginarlo. L'evento sarà aperto alle 19 da una festosa parata realizzata con l'aiuto di Professione Danza che partirà da Piazza Sacro Cuore fino a raggiungere Piazza Salotto percorrendo Corso Umberto, animata da bambini, mascotte di calciatori, ballerini, danzatori e freestyler e performer vari con musica e animazione. Subito dopo le vie adiacenti saranno animate da tante postazioni musicali, performer veri con ballerini, danzatori e tanto divertimento a 360 gradi. E prima di chiudere vi ricordo che è stata domenica l'ultima puntata del nostro settimanale, l'approfondimento curato dalla testata giornalistica Teleatri Notizie, che anche quest'anno ha riscosso grande successo affrontando argomenti molto importanti legati anche alla cultura e agli spettacoli, proponendovi interviste con i più grandi personaggi del mondo dell'arte e dello spettacolo. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, ora spazio al meteo, buona serata. Un affettuoso abbraccio e un buon fine settimana a tutti voi cari amici de ilmeteo.it. Previsioni per sabato 14 giugno, Italia colpita da temporali diffusi, possibili tornado e grandinate, pensate, ecco quello che ci aspetta per questa giornata. Questo è il nostro dettaglio. Al nord tempo molto perturbato purtroppo su tutte le regioni con precipitazioni diffuse un po' su tutte le zone, eccetto le Alpi occidentali, fenomeni temporaleschi molto forti con possibili
possibili grandinate e trombe d'aria, specie in Emilia-Romagna. Prestare molta attenzione, non mancheranno comunque delle schiarite, certo. Al centro tempo perturbato anche qui, soprattutto su tutti gli Appennini, Umbria e Marche, con temporali diffusi molto forti e con possibili trombe d'aria. Anche in questo caso i fenomeni si portano anche a ridosso dei rilievi e localmente fin verso le pianure, più soleggiate le coste e la Sardegna. Raggiungiamo le regioni meridionali, anche qui temporali diffusi, vedete, localmente forti, interesseranno tutti gli Appennini nel corso della giornata, più solo invece sulle coste. I venti soffiano ancora deboli sui bacini, forti raffiche invece durante i fenomeni temporaleschi. Temperature previste minime ancora senza particolari variazioni, comprese tra i 17 e i 23 gradi un po' ovunque.